Benvenuti a tutti nel canale di MMA Manager Italia. Vi ricordo che attivo il gruppo Telegram e per chi vuole potete iscrivervi. Il canale si chiama MMA Manager Italia. Sono qui, mi presento, intanto sono Jericho, questa è la mia palestra e volevo illustrarvi un buon metodo per creare un fighter esperto in sottomissione. Premetto questo discorso dicendovi che il metodo migliore per creare un fighter è quello di ingaggiarlo nel roster proposto da MMA Manager ad un livello naturalmente basico, quindi si potranno, diciamo, pompare da zero le sue statistiche. E soprattutto una cosa molto importante è trovare un fighter che abbia un'altezza e un peso diverso dal normale, ossia da quello che viene proposto solitamente quando vi si propone di creare un nuovo fighter. Quindi per le donne più di 120 kg, per gli uomini più di 150 e che sia alto più di 200 cm. In questa maniera riuscirete a trovare un fighter che solamente per le sue statistiche di corpo è più competitivo rispetto agli altri. Una volta fatto questo, la cosa ideale sarebbe appare fino al livello 3 solamente le difese, quindi difesa sottomissioni, difesa dai colpi, difesa ginocchiate, tendenzialmente fino al 50. Quindi, per esempio, prendendo come esempio questo fighter che l'ho appena ingaggiato, che è alto 206 cm, 155 kg, io andrò ad appare. Una volta che l'agilità e la forza saranno abbastanza consistenti, difesa colpi almeno a 50, difesa sottomissione almeno a 50, difesa ginocchiata almeno a 50, difesa dai calci almeno a 50. In questa maniera riuscirò a sbloccare il primo talento, che è del tutto segreto, e viene sbloccato il primo a livello 3, e potrò ragionare su quale sarà il metodo offensivo del mio fighter. Quindi, per esempio, se mi capiterà, come per esempio, come per esempio lui, che è il fighter che voglio presentarvi oggi. Io con lui sono arrivato fino a livello 5, appando le difese, e una volta che avevo sbloccato Ground is the Game e Never Go Back, ho detto quasi quasi creo un fighter esperto in sottomissioni, tant'è che è stato così. E sinceramente mi trovo a metà elo del livello 5, e non riesco a trovare un fighter che è riuscito a buttarmelo giù, perché l'unica sconfitta l'ho fatta qui, appena creato il fighter, che è stato penso a livello 1. Tutti gli altri match sono andati in maniera abbastanza liscia. E adesso vi spiegherò in pratica come creare un fighter esperto in sottomissione. Innanzitutto vi dico, avrete bisogno, soprattutto se volete sbrigarvela abbastanza facilmente, di agilità. Quindi avrete bisogno di uno staff abbastanza, diciamo, costoso, come, diciamo, il mio, perché ho sbloccato Francisco, che ha 4 stelle di esperienza allenamento, Charles, ma soprattutto lui, che in 5 minuti ti dà 6 punti abilità per un bel po'. Vabbè, tralasciando questo, quindi agilità almeno al 1200, forza almeno al 1000, tant'è che il mio fighter non lo porto a livello 5 perché ancora secondo me non è completo, dovrei alzarlo ancora di più e poi potrò partecipare a qualche torneo e magari anche vincerlo. Io vi dico, il mio consiglio è, se ad esempio avete questa abilità, a livello 3 subito, potete anche installarvi a livello 3 e maxare le difese generali fino a livello 50, sottomissione al 100 e giocare un po' sul grappling di proiezioni. Per quando inizia a diventare il livello 5, che è un livello un po' più massiccio, bisognerà portare innanzitutto sicuramente la difesa ai colpi almeno al 150, quindi io dovrò appare difesa colpi 150, difesa sottomissioni 150, difesa ginocchiata 150, difesa dei calci 150. In questa maniera il mio fighter sarà, diciamo, perfetto. Avrà
una difesa bilanciata, volendo si potrebbe anche fare difesa colpi 150, difesa sotto missioni da lasciare a 100, ginocchiate 150 150, e poi porti un 40, cioè su per giù porti sotto missione a 400 e alzi un po' o grappling a terra o proiezioni. In qualsiasi caso, se uno porta questi altri 200 punti e li disperde sulla difesa, non fa di certo male. Però ognuno, diciamo, ha il suo metodo. Per quanto riguarda il mio, preferisco sinceramente portare difesa colpi a 150, la difesa sotto missioni la lascerò a 100, difesa ginocchiale 150, calci 150, e porterò molto probabilmente le proiezioni a 200, molto probabilmente, oppure le sotto missioni a 400, però è da vedere. Adesso, come ora, il fighter funziona benissimo. Come potete vedere è abbastanza alto, 212 cm, molto 12 cm oltre la norma, 150 kg, quindi uno standard. E dalle statistiche di questi circa 20 incontri potete notare che comunque le proiezioni ne messe 10 circa... scusatemi, 5 circa match, quindi di 5 proiezioni ne ha messe all'incirca 2, e le sottomissioni sono state diciamo notevoli, perché ha comunque un 30% di riuscita nelle sottomissioni, e ogni volta che diciamo è riuscito a chiudere la sottomissione, alla fine è andato a vincere l'incontro. C'è da dire questo: i fighter esperti in sottomissioni sono dei fighter che hanno un approccio molto difensivo, dovevano essere esperti in difesa, ma esperti soprattutto nella lotta a terra. In questa maniera voi riuscirete a chiudere le sottomissioni avendo, diciamo, una padronanza nella lotta a terra. Perché? Perché una volta che il vostro fighter, diciamo, andrà a terra, sarà molto difficile, soprattutto per i fighter esperti in calci, ritornare in piedi. Per questo motivo vi dico che un minimo di grappling a terra ci deve essere, e una cosa purtroppo rilevante in questo game è che le sottomissioni, come anche le gomitate, sono diciamo quei tipi di attacco che hanno una percentuale di riuscita veramente bassa. Quindi la cosa ideale sarebbe quella di, per esempio, in un incontro mettere all'incirca 5 sottomissioni massimo, 4 sottomissioni, e di riuscire a chiuderne almeno 2, più o meno. Cioè che ogni volta che l'avversario va a terra, il vostro fighter deve essere pronto non a mettere pugni o comunque a sprecare colpi, ma a rimanere a terra, a dominarlo nella posizione superiore e riuscire a mettere queste sottomissioni. Ci sono anche altri tipi di fighter che non sono come il mio, ma hanno, diciamo, un metodo diverso, perché il mio lavora molto a terra, però ci sono anche altri fighter che al posto di appare grappling a terra e proiezioni, lavorano di clinch e sottomissione. Quindi c'è un notevole upgrade di clinch, circa penso 30-40 di grappling a terra e tutto il resto sulla sottomissione. È molto carina come diciamo build quella del clinch sub fighter, però allo stesso tempo ha bisogno di un'agilità veramente veramente alta, perché deve essere soprattutto bravo a schivare i colpi e a reggere i clinch, cioè rimanere in quella posizione di clinch è molto difficile, soprattutto se non si hanno dei talenti che diciamo supportano il clinch. Però ecco, si rischia di andare a combattere contro fighter che hanno tipo ginocchiate, e quindi diciamo il clinch, o anche i calci bassi, quindi il clinch diciamo diventa una sorta di controsenso, perché rischiate di essere finiti nell'arco di un round dal fighter avversario. Quindi la clinch submission è una build che magari faremo più in là, e che diciamo ha bisogno di una agilità molto molto elevata, anche di una forza e quindi di una rigenerazione di vita abbastanza notevole. Concluso ciò, andiamo a vedere come questo fighter funziona in combattimento. Ah, piccola chicca, questo
aggeggio è molto importante, perché ogni volta, per esempio, quando raggiungete un certo livello di agilità, sarà molto difficile a farla, perché vi daranno più 6, più 5. In questa maniera, se avete una condizione abbastanza alta, circa 200-300 per un fighter, voi andrete a prendere per 2 ogni volta. Il vostro fighter non si stancherà mai durante la giornata e avrete il per 2 per ogni allenamento che andrete a fare. Adesso proviamo un match veloce con Karel in una categoria di peso aperta. Lui l'abbiamo giocato un po' di volte, questo è un po' scarso. Ok, questo non è male. Ho 69% di vittoria, non so come, anche sottomissione. Boh, mi sembra un po' strano, Minchia, 200 centimetri di peso, 2 metri di mano. Ginocchiate, vabbè, facciamo così, guarda. Visto che difesa bilanciata. E andiamo. Ma secondo me sarà un fight abbastanza carino, dai. Visto che, vi ripeto, il mio Karel ancora non ha l'agilità maxata, quindi non riuscirà a mettere perfettamente ogni sottomissione, ogni proiezione. Però solitamente inizia sempre con una proiezione, e infatti va. Vedete, lo porta a terra e gioca su questo genere di fight, quello della lotta a terra. C'è un tentativo di proiezione da parte dell'avversario, ma ricordatevi, di sottomissioni è meglio metterne poche, ma mandare a segno quelle poche che si mandano, che stare sempre lì a tentare, oppure a mettere sottomissioni che sono inutili. A meno che non avete un'agilità veramente assurda e portate, diciamo, l'avversario allo sfinimento, perché se fate un tot numero di sottomissioni durante un round, vedrete che ci metterà molto di meno a soccombere. Come avete visto, è stata abbastanza semplice. Ecco qui l'analisi. Molto, molto, molto positiva. Perché vedete, le proiezioni sono andate tutte a segno. I grappling a terra sono stati per metà e metà. Questo vuol dire che lui cercava di mettere delle sottomissioni, ma aspettava, diciamo, il momento migliore per poterla mettere. Tre sottomissioni, cosa dicevo prima? Tre sottomissioni, una. Ne serve solamente una, 33% di riuscita. Questo secondo me è il miglior modo per creare un submission fighter. È, diciamo, una build abbastanza, non complicata, però bisogna stargli abbastanza dietro. Ha bisogno di una condizione, quindi 200 di condizione con quell'aggeggio che vi dicevo prima, appena lo ingaggiate. Ripeto, 150 di pesa colpi, 150 di ginocchiate, 150 di pesa calci, e in questa maniera io andrei a circa altri 50 colpi a disposizione, perché me ne mancano solo 200 per andare al livello del torneo. E cosa ci faccio con quei 50? Decido, o vado direttamente sulle proiezioni o mi butto sulla sottomissione. Io credo di buttarmi sulla sottomissione perché in questa maniera forse riesco anche a portare il grappling a terra a 100. E quindi farò un 37 di sottomissione e cerco di portare a 100 il grappling a terra. Se non riesco, butterò tutti i miei punti direttamente sulla sottomissione. Adesso faccio un ultimo fight per provare, diciamo, contro un fighter esperto in sottomissione. Parte in sottomissioni, questo qua no, in realtà sì, quello, però cazzo, l'ho sbagliato, eccolo, Team Camp. Vedete, lui ha un 60% di proiezioni messe, 23% di sottomissioni. Allora, abbiamo detto che per quanto riguarda i fighter che sono esperti in, diciamo, colpi, quindi box,
Muay Thai, calci, gomitate, ginocchiate, calci bassi. Io consiglio sempre di tenere una difesa bilanciata, difesa colpi 80, e se per esempio avete contro un tizio che fa gomitate, mettete difesa gomitate, viceversa per il resto. Se c'è un tizio che invece usa gomitate, pugni, oppure calci, ginocchiate, difesa bilanciata. Quando vi trovate contro un submission fighter, difensiva, colpi 0, difesa proiezioni 40, difesa sottomissione. In questa maniera potrete assicurarvi comunque la sua versione tank, perché generalmente quando lo usi in modalità bilanciata lui non è prettamente tank, diciamo che cerca di essere un po' più aggressivo, soprattutto con il grappling. Quando invece va in modalità difensiva diventa diciamo tutta un'altra cosa. È un fighter molto che attende molto, quindi lascerà diciamo giocare l'avversario diciamo con le sottomissioni, quindi andrà a subire delle sottomissioni, ma vedrete che quando sarà il momento giusto metterà una sottomissione che diciamo lascerà a terra l'avversario. Infatti il team camp sta avendo molto campo libero apparentemente. C'è da dire che comunque non è male lui, eh? Adesso vediamo cosa succede nel secondo round, però. Perché nel secondo round le cose cambiano. Eccolo qua. Vediamo cosa combina. È quella decisiva. Vedete, l'approccio difensivo è molto 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 lento, però fidatevi che riparo. È qualcosa di... oh cavolo, sto perdendo, ma in realtà non è così. Credo che finirà qua. E infatti. Il punto è questo, che arriva un punto l'avversario dove è veramente stremato e non riesce a mettere più una sottomissione. Se andiamo a vedere la percentuale di quel fight, non so quante sottomissioni avrà provato a mettere lui, ma veramente poche ne chiuse. Ora faccio un ultimo fight contro qualche tipo che è esperto in KO, con il 100%, vorrei avere un tizio del 100% KO. Eccolo qua, Jerry Black. Divisa bilanciata, proiezione levo 80. Analizzo il fighter, 172 pugni. Vedrete che le cose adesso cambieranno. Avrà una modalità di fight molto più aggressiva, le proiezioni entreranno molto di più, lui inizierà quasi sempre con le proiezioni, mentre contro un submission fighter è meglio ricevere quelle proiezioni, è meglio farsi sottomettere, a patto che di quelle tre proiezioni che poi lui andrà a mettere in quei tre round, una sarà almeno decisiva. Non l'ho chiusa.
Però ricordatevi, se adesso ne metti un'altra, è molto probabile che sono più dentro il primo round, un'altra sottomissione per il mio avversario sono finito. Se riesce a prolungarla tanto quanto l'altra, perché dovrebbe, diciamo, scattare un minimo prima il KO. Però non credo ci sia tempo, a meno che non la mette ora, niente. Secondo round. Però vedete, pugnino messo solamente uno, grappling a terra, comunque è bello tosto, cioè abbastanza pesante. Rischiava di chiudere il round, il match al primo round con quella sottomissione. Vediamo Jolly Black che continua a mettere colpi su colpi, ma io con la difesa bilanciata li riesco abbastanza a deviare. Questa situazione è abbastanza carina per lui, così riesce ad andare un minimo avanti e a prendergli quel braccino. Saltagli sopra, dai. Bravissimo. Eccolo là. Grappling a terra. Calcio critico basso che ci ha veramente spaccato in due. Bellissima situazione questa. Butta giù a terra. Rimani lì sopra, esatto. E adesso via. Buttagliela giù e chiudi il fight. Bravo. Vai, è chiuso, fidatevi. Ve l'ho detto, avete visto che è scattato un minuto prima. Ecco qui la sub fight. E niente, fatemi sapere nei commenti quale volete sia il prossimo video, un tutorial sugli oggetti. Un tutorial su come vincere un torneo, un tutorial su come allenare i propri fighter, una nuova scheda di allenamento. Non lo so, sarete voi a dirmelo. Ci vediamo alla prossima MMA Manager Italia.